E benvenuti e bentornati a tutti ragazzi e ragazze, Besti di YouTube Italia, qui è Mr. T-Base nell'ennesimo mondo in creativa e oggi siamo qui, non guardate la partella perché è brutta, siamo qui con un piccolo tutorial sulle porte logiche in Minecraft. Anzitutto, perché vi possono servire le porte logiche e perché vi faccio il tutorial, soprattutto cos'è una porta logica. Una porta logica, per chi non lo sapesse, è un qualcosa che manipola un segnale in qualche modo, uno o più segnali in qualche modo. Stanno alla base della circuiteria di Minecraft, quindi qua si parla di circuiti e non di meccanismi. C'è differenza perché un circuito è qualcosa che fa un po' più, diciamo, complicato, ecco, un po' più tecnico, mentre invece un circuito è magari qualcosa che va in automatico da solo, fa sempre la stessa cosa, come potrebbe essere tipo la farm di polli, ad esempio. Quella lì è un meccanismo. Mentre invece i computer che fanno su Minecraft, se sono fatti con circuiteria, sono appunto circuiti. C'è della differenza, so che è difficile da capire, però c'è. Iniziamo dalla più semplice. Come vedete, non serve molto. Questo è il minimo che serve e si possono fare molte porte. Allora, iniziamo dalla più semplice, che è la notte. Penso che già qualcuno lo sappia. Però la notte, semplicemente, come funziona? E sarebbe un segnale che viene invertito, l'invertitore di redstone, detto anche not con il linguaggio appropriato. Un errore che si fa spesso è quello di dare potenza alla torcia e non al blocco a cui la torcia è appoggiata. Come potete vedere, posso anche appoggiarla qui, appoggiarla qui, appoggiarla qui. Posso appoggiarla dove voglio, ma deve essere appoggiata. Se l'appoggio qui, come vedete, non funziona. Anzi, ovviamente, dando segnale al blocco, bloccherà le altre torce. Quindi, come vedete, non funziona. Avete visto che è davvero molto semplice. Anzitutto vi dico una cosa: alcune di queste porte sono un po' grezze, non sono, e sono modelli abbastanza vecchi, perché sono quelli che conosco io e sono piuttosto vecchi. Probabilmente molte di queste sono state o proprio, sono state, come dire, o rimpicciolite o proprio sono state sostituite dal comparator. Probabilmente a circuiti più piccoli o magari leggermente più grandi ma molto più sofisticati, come potrebbe essere quello della OR. La OR è una porta logica che, da cui partono due impulsi e l'impulso finale, quindi quello che potrebbe essere questa torcia di redstone, sperando che si accenda lo stesso, questa torcia di redstone, fatemi fare due sostituzioni con i blocchi, appunto questa torcia di redstone si accenderà ugualmente, appunto, quindi in qualunque dei due segnali che do, la torcia si accende. Se sono accese tutte e due, da segnale sempre. Se questa è spenta e questa è accesa, da segnale sempre. Se questa è spenta e questa è accesa, da segnale sempre. È molto semplice, basta mettere appunto le due leve in questa maniera con il filamento da questa parte. Davvero è una cagata. Ovviamente potete farlo anche con più leve. Poi c'è la end. La end è una porta secondo me molto più utile. La porta logica end è molto semplice, basta mettere blocco qui, e sui blocchi degli impulsi mettere due tor una torcia di redstone a testa, che appunto daranno potenza a questo segmento di redstone che potenzierà il blocco e quindi toglierà potenza a quella torcia. Quindi quella torcia sarà accesa quando questi due saranno uguali. Vedete? Quando questi qua sono uguali, la torcia prende potenza. Questo qua non è una vera e propria porta logica, invece è un sistema di controllo macchine. Quindi se voi avete magari una macchina che va all'infinito ma ha bisogno di una leva, questo è quello che fa per voi. Come vedete, se in questo momento questa leva è accesa, è tirata su. Se io tiro giù, tiro questa leva, non succede niente. La redstone, adesso vi faccio vedere, la redstone rimane accesa. E a noi serve che si spenga. Per poterla spegnere possiamo fare così. Adesso io controllo con questa leva sul circuito. Come potete vedere non è niente di difficile. Questa leva è tirata su, io non posso fare niente. Questa leva è tirata giù, posso fare quel che voglio. Come vedete il circuito è questo qua. Serve una torcia di redstone da questa parte. E da qui in poi, fino a ritornare alla torcia di redstone, servono delle filamenti di redstone. Passiamo invece alle due porte più importanti, XOR e DEXNOR. Benché i nomi siano difficili, sono anche quelle magari che richiedono un materiale un po' superiore alle altre, perché le altre potrete farle senza essere mai stati nel Nether. Queste
Questa qua vi servono due pezzettini di quarzo, perché appunto si fanno con i comparator. Questa qua si attiva quando entrambi sono diversi. E anche questa, si utilizza per le porte con i pistoni. Anzi, è un sistema che upgraderò anche nel mio mondo, appunto con la mia porta a pistoni, per andare nella bank, perché il timing che mi dà è davvero troppo poco. E ho quindi intenzione di upgradarla con questo sistema, che è molto semplice, come vedete. Questa è la XNOR, ovvero la stessa cosa di prima, solo che adesso la torcia, adesso questi impulsi devono essere uguali, devono essere entrambi accesi. Come vedete, se sono entrambi su o entrambi giù, la torcia è sempre accesa. Se uno è su e l'altro è giù, si spegne. E viceversa, ovviamente, si spegne anche in questo caso. Come vedete, il circuito è questo qua. Quindi qua va un blocco perché bisogna dare potenza alla torcia, mentre qua invece non serve a niente. Piccola precisazione, i comparator sono messi con la terza torcia che è in alto ed è accesa, altrimenti non vi funzionerà appunto il circuito. Come vedete, non è un circuito semplice da fare stare in poco spazio. Adesso ricompongo il pavimento in questo punto per farvi vedere come funziona questo circuito. Come vedete, qui ho le due leve, qui non prenderà mai più il segnale. Se però faccio così, prende il segnale. Se io tiro questa leva, si apre la porta. Come vedete, le leve sono tirate nella stessa identica maniera. Se qui invece la tiro diversamente, si chiude. Ovviamente funziona anche così come ho fatto vedere, quindi non c'è il rischio di rimanere chiusi fuori o chiusi dentro, perché tranquillamente potete aprirla come più vi serve e più ne avete bisogno. Io posso quindi tranquillamente risalire, quando arrivo alla leva tirarla e tranquillamente uscire. Come avete visto, il circuito è questo qua principalmente, ma ho dovuto fare un mucchio di spazio, un mucchio di buchi per poterlo far arrivare fino a qua. Spero che il video vi sia piaciuto. Vi ricordo di lasciare like, commentare e condividere anche qua sotto nei commenti. Vi ricordo inoltre di passare anche dal mio canale, no, qualora vi foste iscritti, e mettere le notifiche al video, altrimenti non vi arriveranno i feed dei miei video, ed è una cosa assai brutta. Ci si vede al prossimo video. Ciao ragazzi.